Ciao ragazzi, benvenuti, siamo a Rio Maggiore alle Cinque Terre. Siamo nei luoghi che hanno ispirato il nuovo film d'animazione Disney Pixar Luca. Il protagonista va in giro insieme ai suoi amici a vivere la migliore estate di sempre. Anch'io, Vise, ti ho organizzato un tour fantastico all'interno di questa fantastica terra. Ma tu sai che in questa fantastica terra noi, da veri torinesi, siamo venuti in gita scolastica. Più di 10 anni fa. In prima superiore, perché andavamo a scuola insieme, ragazzi, se non sapete. Eravamo venuti alle Cinque Terre in gita scolastica. Però l'abbiamo visto un po'... Diciamo che all'epoca avevamo altri pensieri per la testa. La fidanzatina, la scuola. Eravamo ragazzi. E adesso dobbiamo vivercela a pieno. Quindi, cosa mi hai organizzato? Faremo un'escursione in barca partendo direttamente dal porticciolo di Rio Maggiore. Faremo un giretto tra i vicoli colorati del paesino mangiando qualcosa di buono. Andremo al ristorante e faremo con le nostre mani la pasta al pesto. Andremo a visitare i sentieri a strapiombo sul mare ed infine torneremo in paese con una gara di biciclette. Matt contro Bise. Sei pronto? Siete pronti voi a casa? Sei pronto? Matt contro Bise. Sei pronto? Puoi parlarci del tuo... Che fantastica giornata! Sì, non vedo l'ora di farmi un bel tuffo nel mare. Non ho portato la crema solare. Quello sai che mia mamma si arrabbia. Ho affittato un marinaio solamente per me e per te. Lo so che non ci credi. Hai affittato un marinaio per me e Bise. Con la barca? Sì. Come? Per farci vedere questo fantastico paesaggio dalla costa. È un privilegio, perché una volta si faceva solamente così. Quindi ti do questo feeling, questa esperienza da provare oggi. Per non dire che non sono un vero amico. Bellissimo, ma poi qua in Liguria parcheggiano le barche al posto delle macchine, cioè... No, ci sono le macchine, ci sono le barche, ma che stai dicendo? Vieni, andiamo. Io non ci credo, sta... l'ho affittato per un'ora, non è che... Andiamo. Stiamo arrivando, aspettaci. Porto a fare un giro. Giro a largo qua, guarda che spettacolo. Buongiorno capitano. Prego. L'amico Matt mi ha detto mi fai vedere la costiera qua, tutto. Bellissimo del mondo. Vabbè. Marinaio dei marinai? Volevamo vedere un po' il luogo dalla costa, perché ci hanno detto che qua è fantastico. Ti ho organizzato tutto io, non ti preoccupare di niente. Bravo. Anche la gita in barca, c'è tutto il sole. Fatto, tutto pagato da me. È bello. La vera amicizia. Ma quando uno paga. Dato che ho organizzato tutto. Sì. Fallo tu. Vieni. No, ma... Fallo tu, no, perché fai il fenomeno. Vabbè, ma non so, organizzato tutto io. Guida anche la barca. Hai detto che sai fare tutto, guida anche la barca. Tu sei il mio nuovo Matt. Ho fatto sei molto meglio di Matt. Grazie. Vai Matt, vediamo come te la cavi. È molto semplice. Sì. Possiamo ritornare a riva. Cioè, mi avevano fatto un tutorial prima. Sì. Però non ha funzionato. Diciamo così. Ti do una mano. No, sono bravo. No, non so. Alla barca, ti scogli perché? Prima di là, prima quello, quello più dritto. E ora, i limoni! Si pesca? Così è così. Siamo sempre alle solite. Uno, due. Passa la scuola. Siamo due professionisti. Un giro non siamo andati troppo a largo perché il mare è quel che è. Guarda che dobbiamo andare. Dobbiamo farci un giro, siamo pieni di cose da fare. E questa? Questa era solo una delle tante cose che ti ho portato qui. Ma che pensi, ti vuoi per fare una cosa soltanto? Andiamo! Il paese è tutto nostro! Andiamo! Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Panificio! Focaccina? Prendiamola! Grazie mille! Prego. Beh, vedi che vale la pena scoprire nuovi posti? Ti mangio! Alla salute! Andiamo! Ma che state! Questa è l'estate più bella di sempre! Grazie, Matt! Ma
Sai cosa stavo pensando? Sì, lo so. Che cosa? Facevamo un tuffo al mare o una bella pennichella su un'amaca così. Se te lo concederò il tuffo oggi, sono bravo. Ti ho riservato un incontro con lo chef per fare il pesto fatto a mano e quello sarà il nostro pranzo. Poi ce la mangiamo però. Certo. Ce la mangiamo. Dai. Allora andiamo, ci sto, perché ho fame. Mi è venuto un po' di fame. Dai, inizia a andare, tu inizia a andare. E tu che fai? No, io arrivo, vai. Vai. Inizia. Non bisogna riposarsi in questa vacanza. Vai. Tu inizia a andare, dai. Ti aspetto, vai. Tu vai, io arrivo, Pisè. Io arrivo. Maestro, buongiorno! Buongiorno, maestro, buongiorno! Ho portato Pise perché so che oggi andremo a fare il vero pesto ligure, certo, giusto? Stiamo con un po' di aglio, mano pestello, e si inizia a pestare. Pestiamo? Girando, non schiacciando. Intanto iniziamo col basilico. Un po' di basilico fresco. Bello! Sentite a casa, l'aroma lo sentite? Io lo sento, voi lo sentite? Sentite l'aroma? Che poesia! Filo d'olio, un cicinin. Aggiungiamo un po' di parmigiano. Eccola là. Gira, Matteo. Vabbè, adesso che l'abbiamo fatto, magari due trofie col pesto, ma non per approfittarci della situazione, proprio per il fatto che vogliamo provare quello che abbiamo fatto. Oh, finalmente la nostra pasta al pesto, grazie. Grazie, maestro, grazie. Beh, buon appetito, ce lo siamo meritati. Che mangiare e provare. Ma ti sto chiamando da dentro, l'aiuto chef. L'aiuto a me? No. È andato di là. Come, scusa? Che c'è? No, non esiste. Perché? Cioè, perché sono a dieta da 3 mesi, da gennaio. Cioè, non esiste proprio questa cosa. Vabbè, ma grazie lo stesso. Ah, ma mi piace troppo. No, guarda. Che buono. L'estate migliore di sempre. Pasta al pesto, 5 terre. Ti è piaciuta la pasta al pesto, che eh? Che buona! E adesso facciamo una passeggiata. Ci sta! Per digerire un po'. Dai, ci sta! E curiosità, una cosa che devi sapere, nelle 5 terre, in tutte le 5 terre, ci sono 120 km di sentiero, tra mare e montagne. Dobbiamo farli tutti adesso? Assolutamente sì! Ma come? È ovvio, non li faremo tutti oggi, però sicuramente ci andiamo a fare una passeggiata. Digeriamo un po', è comunque la migliore estate della tua vita, o sbaglio? Certo! Quindi te lo devi ricordare per tutta la vita. Me lo ricorderò! E allora facciamoli tutti questi 120 km, cioè che siamo venuti a fare da partire da Milano per venire qua, a questo punto facciamoli tutti, sei stanco, sei giovane! Allora andiamo! Andiamo, che poi vedi, le onde, guarda le onde che sbattono sugli scogli, che è, no? Effettivamente ci stava questa passeggiata, vero? Sì, è stata bella, mi è piaciuta, ti devo dare ragione. Ma se sei un amico, adesso andiamo in spiaggia, al mare. Assolutamente no. Ho prenotato 3 bici, una per me, una per te, una per Luca, ma Luca non viene. E voglio organizzare una gara, una sfida a chi arriva prima. Insomma, chi arriva ultimo paga la cena stasera. Ci sto. Questo è l'obiettivo. Gara in bici. Credere. Una volta che andiamo in bici, ma un vero amico ti mette a posto la catena. Niente, guarda, ecco qua. Ora giri. Vedi che servito. Ok, tutto a posto. Ok, fa vedere se funziona. Proviamo a vedere. Oh, ma se dice grazie. Proviamo. Ma neanche di reggi in piedi. Vado! Arrivo! Prima! No! Prima! No! Prima! Vieni qua! Alla fine ho vinto io. Ah, non lo so, io avrei rivisto il photo finish, l'abbiamo visto a casa?
Ha vinto Bisio. Non posso dire nulla. Beh, andare in Bisio alle 5 Terre è sicuramente un'avventura fantastica. Ti dà la possibilità di vedere dei paesaggi che forse a piedi non avresti visto, ma neanche in barca. L'abbiamo fatte tutte. È stato faticoso ma divertente, quindi grazie. Prego, grazie, amico mio, sento di questa giornata. No, no, ma davvero, cioè, con tutto il mio cuore. Grazie, grazie, grazie e ancora grazie. Ci vediamo a cena, eh? Certo. C'è anche Luca a cena. Ah, sì. Chi paga? Tu. Ecco perché tutti questi grazie. Infatti mi stavo domandando, chissà come mai... Non sarà ti smentisci una grande mai. Cena. Sì, va bene, grazie, ciao, arrivederci. Ah, questa giornata fantastica è finita. Sarebbe bello rivedere tutti i momenti più belli insieme. Proprio bello, sì, sì. Ragazzi, vi auguriamo anche a voi di passare la migliore estate della vostra vita. Mi raccomando, vi ricordiamo il 18 giugno in esclusiva su Disney Plus il nuovo film di animazione Luca. Mi raccomando, andatelo a vedere. Io vado, ormai il mare è casa mia. Ma tu non sei un pesce. Questo lo dici tu.